siamo nella casa circondariale Don Bosco di Pisa con Barbara Bellettini, che è la responsabile dell'associazione Dore Miao. Loro hanno un importante progetto di pet therapy proprio all'interno di questa casa circondariale con i detenuti. Barbara, raccontaci di che cosa si tratta. È stata realizzata per la sezione maschile e praticamente hanno partecipato tutti quei ragazzi che rifiutavano qualunque altro tipo di corso, che fosse scuola, che fosse teatro, musica. Si può dire che i nostri eroi a quattro zampe in qualche modo riescono ad aprire delle porte del cuore, anche in un luogo dove le porte normalmente sono chiuse. Sì. Bene, allora Shana è qui con noi che non vede l'ora di andare a fare il suo lavoro. Ti ringrazio. Grazie, e adesso vediamo di che cosa si tratta. Prima di dare il bocconcino, chiedetegli qualcosa, tanto avete imparato, no? Seduto, il resto a terra, o ve lo fate passare sotto le gambe, va bene? Va bene, gira, gira. Giù. Ora l'ultimo, Chihuahua è un incrocio tra un essere tedesco e un labrador, che ci è venuto fuori una sorta di guardia del clima, è uguale, però c'è il matto pulito, di sicuro. Sergio! Muti, mi sono! Chiamati bene, Lega. Dove? Bene, Lega, figlio! Oggi è una giornata un po' speciale, prima di tutto perché abbiamo questi ospiti e poi perché abbiamo portato i vostri attestati di frequenza che certificano che avete frequentato questo corso con continuità. Vi diamo anche un foglio più dettagliato dove c'è scritto cosa avete imparato. Questa è un'attività, tra l'altro, che le hanno richiesta tantissimo. Sai quante persone che vanno in vacanza chiamano e dicono: puoi portarmi fuori il cane, lo puoi tenere te? Allora, Silvio, consegno l'attestato di partecipazione. Bravo! Grazie.